Sapete da cosa deriva il nome Cascina? Dalla parola, dalla stessa parola da cui arriva caseario. Qui c'erano le mucche che facevano il latte. Infatti c'è tutta la zona delle stalle che vogliono rifarla. In particolare c'è stata una polemica di recente su questa cascina, perché è stato presentato un progetto di ristrutturazione e c'è chi ha detto: ma no, così la snaturate. Gli hanno fatto notare che quando era in giunta lui le cascine le buttavano giù. Vabbè, questo è cosa recente. Questa cascina, come la vedete oggi, era praticamente già nel 1854, quando è stato fatto il catasto lombardo-veneto, una cosa dopo il catasto teresiano. Adesso vediamo un attimo, prima di entrare, dato che non posso filmare dentro, giustamente qui c'è il simbolo di, dato che è dei capitani d'Arzago, c'è il loro simbolo. Quindi è ancora la sua. 1993, di là era 1993. Andiamo per ordine. La villa, cioè la cascina, si basa su, si chiamano, su delle campate. Vedete qua. Qui oramai sapete cos'è un arco a tutto sesto, si appoggiano su dei pilastri. Sono 9. Quindi qui la chiave per capire questa cascina viene, si dice che non è una cascina molto bella, molto particolare. Secondo me invece, considerando che alla fine dovevano viverci i contadini, hanno fatto un lavoro dignitoso. Rispetto a poi a certe cose della Tilane, dove ci sono dimenticati di mettere le porte alla sala mostre, questo è un capolavoro architettonico del Novecento, degli ultimi secoli. Quindi campate, sono 9. Le 3 campate centrali che vediamo qua, vicino al pozzo, non so se c'è ancora l'acqua, ma una volta era un pozzo, sono aggettate, cioè ci sono delle cose che sporgono. Sopra, comunque, diciamo, più importante dire che sopra le 9 campate ci sono, se notate, 9, c'è un secondo piano sempre con 9. Qui c'è una mensola, si chiama mensola, cioè una linea dove ci sono le finestre, c'è una linea tra un piano e un altro. Dopodiché le 3 parti centrali hanno delle paraste, queste, quindi queste sono dei pilastri che vanno in avanti, ma sostengono effettivamente l'edificio. E quella, quindi vengono evidenziate queste 3, e quella centrale di queste 3 ha un arco di coronamento, viene detto, al di sopra, nel timpano. Questo si chiama timpano, questa cosa triangolare. Quindi c'è una struttura basata sul 3, 9 di base, le 3 9 nel secondo piano, le 3 centrali evidenziate da questa cosa che aggetta, l'aggetto è dal latino aggiungere o sporge, non mi ricordo. Comunque è un elemento, l'aggetto è il balcone, qualunque elemento che sporge a livello architettonico. E quindi vengono evidenziate queste 3, dopodiché di queste 3 viene evidenziata quella centrale da questo archetto di coronamento, che secondo me, a livello considerato, ripeto, questa non è una villa, questa è una cascina dove ci vivono i contadini, non è nulla di disprezzabile. Dietro c'è un'immagine votiva, come ho detto, questo qua c'è una Madonnina e qui c'è un pozzo. Qui attorno ci sono le stalle, gli spazi che una volta erano stalle adesso sono dei box.